prima relatrice Teresa D'Amore, chiedo di avvicinarsi. Nel corso della serata prenderà anche la parola Victor Maggiare, rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La parola a Teresa. Grazie, io preferirei stare qui, stare con me. Volevo riassumere in breve come mai ci troviamo qui stasera. È cominciato tutto ai primi di giugno di quest'estate, quando abbiamo ricevuto noi tutti a Iellese un invito ad una manifestazione. Nel nostro paese succedono poche cose di rilievo, quindi abbiamo letto con attenzione questo invito e sinceramente sono rimasta stravolta quando ho capito di che cosa si trattava. Conoscevo già da tanto tempo il prefetto Letta e anche i monumenti che lui aveva fatto realizzare nel nostro paese. Sapevo, avevo fatto delle ricerche storiche anche grazie a mio marito, ma mai e poi mai avrei pensato che fosse possibile intitolare una piazza a una persona che aveva aderito alla soluzione finale di Hitler, e mai e poi mai avrei pensato che fosse stato scippato il titolo di piazza del Risorgimento alla piazza che già era invece nata come piazza con un titolo già fascista. Di modo che abbiamo cominciato con un tabellone, con una bacheca di legno, una bacheca reale, vera, che si trova qui in piazza, proprio come atto di democrazia spontanea, a scrivere le nostre opinioni, a ricordare come mai ciò non era possibile ed era strano. Dalla bacheca, diciamo, reale, di legno della piazza, si è poi passati alla bacheca virtuale di Facebook, dove abbiamo rilanciato il messaggio, dove è stato raccolto da un gruppo di giovani aiellesi. E finalmente, per chi ha sempre di queste dicevo, grazie alle tecnologie moderne che ci hanno permesso di metterci in contatto con tutti gli amici che sono qui presenti stasera, siamo riusciti a capire che non eravamo soli in questa indignazione, in questa meraviglia. Siamo stati allevati, forse noi, mi dispiace che vedo pochi ragazzi, in un modo diverso. Quando io ero molto piccola, ragazzina, c'erano ancora i vecchi che ci raccontavano cosa era stato veramente il nazifascismo. Ora invece questo un po' è mancato, la cultura nelle scuole è stata molto, molto abbassata. E mi ricordo, volevo farvi vedere, questo è il sussidiario di Quinta Elementare, che ho usato io a scuola, dove c'erano due pagine dedicate in modo, diciamo, comprensibile a dei bambini, allo sterminio nazista. Parlavano di una cittadina a 60 km di Praga, dove oggi ogni tanto si reca qualche scuola a vedere cosa era successo, Terezin. Lì sono passati 15.000 bambini insieme ai genitori, insieme ai parenti, che sono poi morti in quel campo, cremati, e i bambini buttavano le loro ceneri nei fiumiciattoli che circondavano il campo. Di questi 15.000 bambini ne sono ritornati un centinaio. Allora io vorrei che i miei compaesani, quando passano sulla nostra piazza, pensano a questi bambini, ai bambini di Terezin, e pensano, ricordino, che il prefetto Guido Letta ha sollecitato questo modo di escludere, di marchiare, di deportare e uccidere un gruppo di esseri umani soltanto perché ebrei, soltanto perché zingari, soltanto perché omosessuali e così via. Allora come si può intitolare una piazza a una persona che ha aderito alla soluzione finale? Io questo mi chiedo. Io questo vorrei che noi pensassimo quando passiamo su questa piazza. Riflettiamo. Dobbiamo ricordare, non dobbiamo dimenticare, e dobbiamo ricordarlo ai ragazzi, ai giovani,
a tutti coloro che per un motivo o per un altro, per il troppo benessere, per un revisionismo sciocco, queste cose hanno dimenticato. Per cui io ringrazio tutti voi che coltivate il ricordo affinché queste cose, sotto altra forma, verso altri popoli, verso altri gruppi sociali, non si debbano assolutamente ripetere più. Grazie a tutti. Grazie a Teresa.